L'autopsia sembra confermare l'ipotesi iniziale. La morte di Filippo Bagni e Piero Bruni, dipendenti dell'archivio di Stato, è sopraggiunta per anossia per aver respirato un'aria ormai satura di argon, un gas inerte di inodore sprigionatosi dall'impianto antincendio che si trovava nel seminterrato della sede dell'archivio, nel centro storico di Arezzo. Ora bisognerà attendere 60 giorni per l'esito degli altri esami, da quelli ematici a quelli istologici, per avere un quadro ancora più completo da fornire al pubblico ministero Laura Taddei, che ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo plurimo. Nel frattempo CGIL, CISL e UIL hanno confermato lo sciopero generale in omaggio alla memoria di Filippo e Piero e in vicinanza alle famiglie, ma anche per riaffermare la centralità dei temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo sciopero si terrà dopo i funerali organizzati dalle famiglie. L'astensione dal lavoro sarà quindi nel pomeriggio di mercoledì, nelle ultime 4 ore di lavoro o comunque della fascia pomeridiana ritenuta più opportuna dalla categoria sindacale di riferimento per garantire la presenza all'iniziativa sindacale che si terrà alle 16 di mercoledì di fronte all'archivio di Stato. Intanto arriva la notizia che ai funerali di martedì e mercoledì sarà presente anche il ministro per i beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli.